ed è stata una bellissima iniziativa che vorrei che continuasse, perché poi, come diceva Picasso, con Franco, diceva che l'arte, lui passerà, ma che l'arte rimarrà. Ecco, queste opere che voi avete a San Benedetto possono essere testimonianza del vostro passato, dell'interesse per l'arte. E la butto qui, perché prima, parlando con l'assessore alla cultura, sarei anche disponibile a gratis, pagando la materia, anche di poter realizzare una bellissima scultura per San Benedetto, senza compenso. Al di là di quello, anche perché quello che ha detto Andrea Iozzi, che dovete andarne orgogliosi, perché noi ci conosciamo da un annetto. Io ho avuto presentazioni di grandi critici importanti, da Di Genova, Caprile, Del Guercio, Enzo De Martino, potrei fare un elenco infinito, ma come mi ha capito lui nell'arco di un anno, credo che non ci siano stati altri. Perciò lo ringrazio sentitamente. Ecco. Ha fatto solo evidenziare che, anche al di là dell'apparenza, avere avuto tutte queste esperienze, voi direte, ma come? Eh sì, fra un paio d'anni io compirò 80 anni, perciò effettivamente ho avuto la possibilità di tutta questa storia che ha raccontato Andrea nell'arco di questi anni. Ecco. Al di là di quella, la battuta, effettivamente sono orgoglioso di poter esporre alla Palazzina, perché poi l'anno scorso, che la vidi in occasione dell'inaugurazione di Fabrizio, di Celli e, se non mi ricordo, Costanzo, ebbi proprio l'effetto stand-up, perché normalmente io in questi ultimi 10-12 anni faccio solo installazioni, ville palladiane, manieri, palazzi importanti, e volevo addirittura pensare anche a una cosa esterna, ma poi in effetti è sempre una questione di mezzi e di economia. Comunque credo ugualmente sia venuta fuori una bella cosa nella Palazzina. Ecco, io non mi dilungo oltre, perché credo che sia già stato detto tutto e tanto. Grazie ancora a tutti voi presenti.